Gattuso dovrà adattarsi alle personalità che troverà nello spogliatoio, saper chiedere qualcosa in più ai primi e andar più piano con gli altri senza mettergli addosso la paura di sbagliare. Parlava così lo scorso novembre Vincenzo Prunelli, neuropsichiatra, psicanalista e psicologo dello sport, interpellato dalla Gazzetta sull'impatto che l'allora neotecnico avrebbe avuto sul Milan. 10 mesi dopo, rifacciamo il punto. I blackout dei rossoneri sono diventati una costante di questo inizio di stagione. Gattuso ha sbagliato qualcosa? È un professionista vero e nella prima annata ha ottenuto grandi risultati. Il momento della riconferma, però, è quello più difficile da gestire, specialmente se si parte circondati da grandi aspettative. Un contesto di questo tipo può generare nuove paure. Quando giocava, Rino era il primo a trascinare i compagni e aiutarli a gestire i momenti di sofferenza. Adesso che allena non deve pensare di poter trasmettere sicurezze personali, che i suoi magari non hanno, devono essere i giocatori a trovare da soli la via d'uscita durante il match. Desktop minore di Spentlas uguale notification / spangazzetta teacher x slim, copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook help center for more information. In che modo? Ognuno di loro ha bene in mente la partita magica, la gara in cui ha giocato meglio. Con più piacere e meno fatica i giocatori del Milan devono riuscire a riviverla nei 90 minuti, solo così si dà continuità. Ma è una capacità che andrebbe insegnata. Cosa scatta nella testa dei calciatori quando si spegne la luce? Semplicemente, subentra la paura di non farcela. Ti viene addosso all'improvviso e, se non sei abituato a tornare sui binari del tuo stato ottimale, inizi a giocare per non sbagliare, perdi iniziativa e creatività. Se succede a uno o due elementi, è tutto il collettivo a frenarsi. A proposito di singoli e gruppo, come mai nemmeno la presenza di Higuain riesce a smuovere le cose? Gonzalo è un campione e può fare da guida. Ma ripeto, ogni componente della squadra deve ragionare in maniera autonoma e saper gestire i momenti della gara, altrimenti Higuain diventa il soccorso a cui appigliarsi nelle situazioni di insicurezza. Diamo la palla a lui, tanto prima o poi segna.